Se siete nati alla fine degli anni 80 come me, oppure all'inizio degli anni 90, penso che in un modo o nell'altro vi siete imbattuti in Windows Millennium Edition, o semplicemente Windows Me. In questo video vi racconterò la storia di questo sistema operativo targato Microsoft che, a causa di ritardi nel suo sviluppo, è diventato una sorta di chimera nel mondo software. Se avete visto come me Fumo dell'Alchemist, sapete che le chimere non sono destinate a sopravvivere. Windows Millennium Edition fu rilasciato per la prima volta nel 2000. Era il successore di Windows 98 e il predecessore di Windows XP. Quantomeno successore e predecessore in sistemi operativi destinati all'utente medio. E il motivo per cui faccio questa precisazione vi sarà più chiaro più avanti nel video. Secondo molti, me compreso, Windows Millennium Edition è stato il sistema operativo più bancato di sempre. Ma perché? Scopriamolo insieme, sigla! Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi vi porto la storia contorta e travagliata di Windows Millennium Edition. Ma prima di cominciare vi vorrei ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina così da non perdervi gli altri video che pubblicherò su questo canale. E inoltre, se volete, seguitemi su Instagram dove porto anticipazione di video che porto poi alla fine sul canale. Come vi dicevo, oggi parliamo di Windows Me e di come questo sistema operativo ha insegnato a un ragazzino di 12 anni, me, a bestemmiare. Sì, perché era talmente buggato che ti sembrava strano quando funzionava bene, perché la normalità dell'usare Windows Me erano semplicemente i blue screen. Quindi quando non crashava, uno stava sempre là a dire: ma ok, adesso so che sta per crashare. Dunque, prima di iniziare, devo fare delle precisazioni importanti, altrimenti non si riuscirebbe a capire a fondo la storia di Windows Me. Già in altri video ho utilizzato il termine kernel. Il kernel è semplicemente il cuore di un sistema operativo. Tutti i sistemi operativi hanno un kernel. In poche parole, il kernel è quello che si contrappone fra l'hardware del computer e le applicazioni. Ora possiamo iniziare e facciamo un balzo indietro negli anni 90. Microsoft sviluppava due famiglie di sistemi operativi. La famiglia 9X, la X sta per 95, 98, diciamo è come se fosse una variabile che cambia, e la famiglia NT. I sistemi operativi Windows con kernel 9X erano destinati all'utente medio, quindi come il computer questo che ho qua. Utilizzerò in questo video il termine utente medio. Invece, la famiglia di kernel NT era destinata a server, aziende, insomma per cose più serie. Questo perché? Perché il kernel NT era più stabile rispetto a quello di 9X e i due kernel erano completamente diversi e lo sono tuttora completamente diversi. Quindi anche se vediamo le classiche finestre, le facce grafiche tutte belle carine che bene o male si assomigliavano, alla fine quello che conta in un sistema operativo è il kernel, e se è scritto di merda il sistema operativo è di merda. Ora non voglio entrare nel dettagli delle differenze fra quelle che era il kernel 9X e NT perché sarebbe troppo lungo e non fa parte della storia di questo video, quindi andiamo avanti. Il kernel 9X di Windows era talmente instabile, anche già per i computer dell'epoca, che quando Bill Gates, assieme al suo capo del marketing Chris Capossela, stavano presentando in diretta Windows 98, mentre stavano installando uno scanner, ups, è crashato. Questo ormai è un video molto famoso di quando era stabile il kernel 9X. Ora, non so se a causa di questo imbarazzo che è successo durante la presentazione di Windows 98, Bill Gates, che all'epoca era l'amministratore delegato di Microsoft, decise che Windows 98 sarebbe stato l'ultimo sistema operativo di Microsoft che avrebbe avuto un kernel 9X. Perché Microsoft voleva far convergere le due linee di produzione di sistemi operativi in un unico sistema operativo, sempre della famiglia NT, perché ricordiamoci che era quella migliore e più stabile, diciamo. E quindi abbandonare il kernel 9X, che ormai anche per l'epoca era molto instabile e obsoleto. La scadenza per questo nuovo sistema operativo per l'utente medio con kernel NT era l'anno 2000. Ora, dopo Windows 98, che fu rilasciato nel 98, nel 99 fu rilasciato Windows 98 seconda edizione che migliorava alcune cose di Windows 98. Questa informazione non è tanto marginale perché mi serve per dopo. Nel frattempo Microsoft stava lavorando al nuovo sistema operativo della famiglia NT, che era Windows 2000. Sistema operativo che fu rilasciato appunto nel 2000 e che era piuttosto decente, ma ricordiamoci che era destinato per server e aziende, non per l'utente medio. Quindi ricordiamoci che Microsoft ha due linee di produzione, server e utente medio, e quindi, visto che c'era già il team che si occupava di Windows 2000 per il mondo dei server e delle aziende,
mancava produrre qualcosa destinato all'utente medio. E quindi Microsoft annuncia il progetto Windows Neptune, che è quello che sarebbe dovuto diventare il primo sistema operativo per l'utente medio con Kernel NT. Ora, per il progetto Neptune, Microsoft si mette come deadline sempre l'anno 2000. Ora, dovete capire che un sistema operativo è un software molto complicato, è uno dei prodotti software più impegnativi e complicanti che sia stato mai creato dall'uomo. Quindi Microsoft nel 99 aveva rilasciato Windows 98 seconda edizione, nel 2000 doveva rilasciare due sistemi operativi, capite bene che siano prefissati un obiettivo, anzi due obiettivi piuttosto ambiziosi. E infatti qualcosa andò storto. Quindi Microsoft in quel punto della storia sta sviluppando due sistemi operativi in parallelo con Kernel NT. Eccellente, è quello che voleva Bill Gates. Eccellente. Da un lato lo sviluppo di Windows 2000 procedeva bene e infatti, come vi ho detto, è stato rilasciato in tempo. Lo sviluppo di Windows Neptune stava avendo dei forti ritardi e quindi le decisioni erano sostanzialmente due. Continuare lo sviluppo di Neptune e cercare di rilasciarlo nella data prefissata, cioè il 2000, o cambiare strategia. Ora qualcuno potrebbe dire: cosa ci faceva se lo lasciavano dopo un anno o dopo due anni? E no, perché già Microsoft aveva fatto pubblicità, aveva detto che nel 2000 sarebbe uscito questo nuovo Neptune, questo nuovo sistema operativo per l'utente medio con Kernel NT, e quindi le persone lo stavano aspettando e quindi non potevano più ritornare indietro. In realtà mi sbaglio, sono tornati sui loro passi. Evidentemente si sono resi conto che non sarebbero mai riusciti a lasciare Windows Neptune entro l'anno 2000 e quindi l'hanno messo di lato. È come l'Office Stage nuovo millennio, se non hai un nuovo sistema operativo per l'utente medio, perché sì, hanno Windows 2000, ma quella era per le aziende e tu vuoi rendere felici l'utente medio anche perché l'utente medio è una buona fetta del tuo mercato. Allora, loro cosa hanno fatto fondamentalmente? Hanno preso Windows 98 seconda edizione, l'hanno modificato un pochettino, hanno preso l'interfaccia grafica che era destinata a Windows 2000, l'hanno riadattata per Windows Millennium, hanno aggiunto un po' di zucchero e cannella e tante altre cose belle e voilà! Qui nasce Windows Millennium. Bella merda. Al suo rilascio, Windows Millennium Edition veniva pubblicizzato come la versione home di Windows 2000, ma era una grossa bugia. I consumatori si aspettavano un nuovo sistema operativo con Kernel NT. In realtà si sono ritrovati in casa con una versione rimpastata e masticata e sputata pure male di Windows 98 seconda edizione, e quindi questo lasciò un pochettino l'amaro in bocca ai clienti Microsoft. Tra l'altro, i consumatori vennero presi un po' in giro, perché come vi sto mostrando adesso, i loghi di Windows Millennium Edition e 2000 non sono molto diversi, quindi c'erano persone che acquistavano Windows Millennium Edition pensando che fosse Windows 2000 col Kernel NT, in realtà si trovavano sta merda. Windows Millennium Edition faceva talmente schifo che la rivista PC World l'ha rinominata Windows Mistake Edition. C'è l'edizione sbagliata di Windows. Nonostante tutto, le vendite di Windows Millennium Edition non andarono neppure male, anzi andarono piuttosto bene. E in tutto ciò, cosa accade a Windows Neptune? Beh, Windows Neptune è stato fuso assieme a un altro progetto, Windows Odyssey, e da questa unione nacque quello che poi noi conosciamo adesso come Windows XP, che è stato rilasciato poi l'anno successivo a Windows Millennium Edition, cioè nel 2001. Ora, capite bene che in un periodo di solo 4 anni, perché 98, 99, 2000 e 2001, sono 4 anni se consideriamo anche il 98, Microsoft rilasciò 5 sistemi operativi. Windows 98 appunto nel 98, Windows 98 seconda edizione nel 99, Windows Millennium Edition e Windows 2000 nel 2000 e infine Windows XP nel 2001. È chiaro che se spingi troppo qualcosa va storto. E infatti qualcosa che andò storto è stato appunto rinominato Windows Millennium Edition. La cosa che a me, raccontando questa storia, mi fa veramente incazzare non è tanto che Microsoft ha fatto un sistema operativo di merda, perché ci può stare, è sempre un prodotto creato dall'uomo e può capitare che qualcosa non vada per il verso giusto, ma la cosa che a me fa incazzare è che tu lo dovevi acquistare, cioè loro se lo facevano pagare. E quanto costava Windows Millennium Edition? Il prezzo di Windows Millennium Edition non era altro che lo stesso prezzo di Windows 98 quando fu rilasciato, ovvero $209. E riadattando questo prezzo al valore dell'inflazione di oggi corrisponderebbero come se tu oggi lo pagassi $350, che non è
economicissimo. Per della merda servito in un CD. Se tu avevi Windows 98, Windows 98 seconda edizione, potevi acquistare semplicemente il disco di upgrade, ovvero di aggiornamento. Potevi passare da 98 a Windows Millennium Edition pagando solamente $109. Però Microsoft, per un breve periodo che andava da settembre 2000 a gennaio 2001, vendeva la versione di aggiornamento per $59. Quindi nei primi 4 mesi dopo il rilascio potevi acquistare l'aggiornamento per $59, dopodiché potevi acquistare quell'aggiornamento per $109. Se tu non avevi Windows, dovevi comprarti Windows Millennium Edition e pagarlo la modica cifra di $209. Tutto bene, quello che finisce bene, perché quello che accade è che poi, come vi dicevo, nel 2001 venne rilasciato Windows XP, che a mio modesto avviso è stato uno dei sistemi operativi migliori di Windows di sempre. Io continuavo a utilizzare Windows XP quando già c'era Windows 7. Poi, sempre in quegli anni, io ho iniziato a utilizzare Linux molto più spesso e Windows lo uso semplicemente per Adobe Premiere per montare i video per il canale, altrimenti non lo userei proprio. Benissimo, pinguini. Questa è l'incredibile storia di Windows Millennium Edition. Ora, mi vuoi fare la seguente domanda? Voi l'avevate mai provato? Vi siete mai imbattuti in Windows Millennium Edition? Avete mai bestemmiato come ho bestemmiato io? Scrivetemi nei commenti. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, così io capirò che vi è piaciuto. E come al solito, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Ci vediamo col prossimo video. Ciao!